Bentornati, ora voltiamo pagina e vediamo questo viaggio, 300 e qualcosa di chilometri, che con una Renault Zoe, l'azienda Scamepare, uno dei dipendenti, ha compiuto tra Parre, che è in provincia di Bergamo, e Bolzano, in occasione della fiera Selectra Expo. Vediamo questo lungo servizio, lo abbiamo diviso in due perché è lungo, come ho detto, e vediamo la prima parte e poi ci fermiamo per la pubblicità e vi proporremo la seconda parte. Vediamo. Buongiorno a tutti, sono Stefano Scainelli, direttore generale di Scame. Mi è stato chiesto di dire due parole in merito alla mobilità elettrica. Oggi partirà un nostro viaggio, il nostro primo viaggio verso il nord Italia, che arriverà a Bolzano, e mi è stato chiesto appunto di fare un attimo il punto della situazione su questo nuovo business. È un business che ha iniziato ad apparire nel nostro settore intorno al 2007-2008 con l'avvento delle batterie al litio. Purtroppo non è ancora molto sviluppato, anche se cominciano a vedersi i primi segnali anche nel mercato italiano. La politica nel nostro mercato non è stata una politica di incentivazione per adesso rilevante. Vi sono alcuni paesi come la Germania, come la Francia, come l'Inghilterra, dove questa attività di incentivazione ha favorito lo sviluppo del mercato e speriamo che questo accada anche in Italia. Scame è l'azienda, in questo momento è fra le aziende leader in questo settore e di conseguenza cerca di seguire tutte le possibili opportunità che si presentano. E in particolare quest'anno faremo nell'evento Selectra, presenteremo i nostri sistemi di ricarica con i nostri veicoli. Buongiorno, io sono Fidanza Diego, sono responsabile di settore efficienza energetica di Barcella Elettrofourniture e oggi abbiamo ospiti con noi i signori di Scame che hanno portato una bellissima Renault Zoe presso il nostro punto vendita dove abbiamo installato già nel 2012 una loro colonnina di ricarica per auto elettriche. Il mercato dell'automotive adesso si sta spostando in maniera sempre più importante nel settore della proposta di auto elettriche e anche grazie agli incentivi che lo Stato ha messo a disposizione si sta denotando un incremento delle richieste e un incremento anche delle vendite sul mercato automotive. Barcella Elettrofourniture ha sempre creduto in questo settore. Io personalmente, occupandomi nello specifico di energie rinnovabili e quindi anche dalla parte di e-mobility, sono sempre stato molto sensibile a queste opportunità e con me anche tutta la direzione di Barcella e la proprietà in nome anche del dottor Barcella, tant'è vero che tra i primi nell'ambito della distribuzione di materiale elettrico abbiamo creduto e abbiamo voluto fortemente installare una prima colonnina presso il nostro punto vendita. E noi così ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, non cambiate canale, noi tra poco ritorniamo con la puntata numero 19 di Electric Motor News, con la seconda parte del viaggio da Parre a Bolzano con un'auto elettrica, con la Zoe, e vedremo anche un servizio che riguarda gli Arno Trulli e la Formula E.
A tra poco.